a tutti, bentornati, benvenuti sul canale YouTube di Easy Harp. Io sono Paolo De Montis, l'autore di Easy Harp, la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it. Questo è il canale YouTube di Easy Harp, se non sei già iscritto ti invito a farlo. Oggi vi spiego come suonare un blues in Si bemolle con un'armonica diatonica in Do. Bando alle ciance, allora andiamo subito nella pratica. Io ho selezionato una backing track in Si bemolle con uno stile un pochettino più jazzato rispetto al classico Chicago Blues. La struttura è sempre a 12 battute, però ci sono delle sostituzioni di accordi, insomma vi renderete conto che è un pochettino, un po' più di jazz, però la struttura è quella e quindi provare a suonarci sopra magari ci fa scoprire delle possibilità differenti. Allora, la base funziona così, ve la linko sotto in descrizione chiaramente, BB, quindi Si bemolle blues, 110 bpm backing track, facciamo play. Ok. Sono 12 battute. Allora, siamo proprio novelli dell'armonica diatonica, proveremo a suonare in seconda posizione. Quindi, quale armonica diatonica ci vuole per suonare su un blues in Si bemolle in seconda posizione? Un'armonica in Mi bemolle, armonica diatonica in Mi bemolle, e proviamo a improvvisarci sopra, così come viene. Ci possiamo tranquillamente appoggiare alla nostra scala blues o anche pentatonica maggiore, in questo caso il blues è maggiore, non è minore, quindi siamo più liberi. Proviamo seconda posizione con l'armonica in Mi bemolle. Ok, e funziona tutto perfettamente. Andate a guardarvi, insomma, i precedenti video riguardo proprio la scala blues in seconda posizione e anche la scala pentatonica maggiore in seconda posizione. Armoniche Mi bemolle, seguite quelle due scale e già, direi che la cosa funziona. Però possiamo provare, per esempio, prima di passare al Si bemolle, prima di passare all'armonica in Do, suonando su un blues in Si bemolle, possiamo per esempio provare a suonare in terza posizione. Quindi, blues in Si bemolle, armonica in La bemolle in terza posizione. Scala blues in terza posizione e siamo a posto. Proviamo a improvvisare il prossimo giro. Magari possiamo fare anche il tentativo di suonare in prima posizione. Ve ne ho parlato poco della prima posizione in chiave blues, ve ne parlerò sicuramente in uno dei prossimi video, però armonica in Si bemolle in prima posizione con alcune accortezze sicuramente si può improvvisare benissimo. Allora, we go! Diciamo ancora ce la possiamo provare, ma se dovessi usare armonica in Do, come si fa? Adesso fermo un attimo la base, ok?
che qua è importante. Allora, che brutto quando la base scende così, facciamo un fade out, un pochettino più soft. Ok. Bene, allora, come si fa? Suonare in tonalità di si bemolle con l'armonica in do. Andate a guardare il video dove vi parlavo del cerchio delle quinte. Questo vorrebbe dire suonare in undicesima posizione. Siamo all'undicesimo spicchio. Subito il pensiero è: beh, allora è difficile, se è undicesima, allora è difficile. In realtà no, non è complicato, diciamo. I riferimenti sono questi. Ve l'ho già linkato sopra, andate a guardare. Scala blues in seconda posizione. Quindi armonica in do. Se noi suoniamo in seconda posizione, noi suoniamo in tonalità di sol, è la nostra scala blues, nei primi sei fori. Dobbiamo conoscerla come le nostre tasche, mi raccomando. Poi, se ricordate bene, vi linko un po' di cosa, se ricordate bene, quando vi ho parlato di come suonare in un blues in mi, con un'armonica in do, ok, quella che abbiamo definito come quinta posizione. Bene, vi ho spiegato come suonare, insomma, in mi con l'armonica in do, passando dalla scala pentatonica maggiore della seconda posizione alla relativa minore. Bene, lo stesso concetto adesso lo applichiamo. Partendo dalla scala blues in seconda posizione e spostandoci sulla relativa maggiore. Allora, come funziona? Nella pratica funziona così. Se la nostra scala blues nei primi sei fori, diciamo dal 2 aspirato al 6 soffiato, ok? Poi ci allarghiamo dal 2 aspirato fino all'1 soffiato. Ok, e poi arrivati al sesto foro soffiato, volendo possiamo, se siamo in grado, volendo possiamo aggiungere l'overblow sul sesto foro, bending, overbending, ve ne parlai in un altro video. Comunque l'overblow più, diciamo, più abbordabile all'inizio, no? Quello che è il primo che si cerca di tirare fuori. Quindi aggiungiamo eventualmente anche questo overblow sul sesto foro. Allora, senza entrare troppo nel merito, però noi il nome di qualche nota noi la conosciamo. Aspirando nel secondo foro suoniamo un sol, soffiando nel sesto foro suoniamo un sol. Ma quando aspiriamo nel terzo foro e pieghiamo di mezzo tono, quale nota andiamo a prendere? Dunque, il terzo foro aspirato è un si. Il terzo foro aspirato piegato di mezzo tono, quindi mezzo tono sotto il si, c'è proprio il si bemolle. E praticamente spostando la nostra tonica, diciamo, no? Il centro tonale di questa scala blues in seconda posizione, lo spostiamo dal 2 aspirato al 3 aspirato con bending di mezzo tono, cioè dal sol al si bemolle, lasciando inalterate le note e il loro ordine, noi passiamo direttamente da una scala blues in di sol, passiamo a una pentatonica maggiore blues in si bemolle. Le stesse note, dobbiamo solo abituarci a spostare i riferimenti. Quindi se prima andavamo dal 2 aspirato al 6 soffiato, adesso andiamo sullo stesso percorso, dal 3 aspirato con bending di mezzo tono, saliamo eventualmente fino all'overblow sul sesto foro. Se non siamo in grado di farlo, non importa, ci mancherà la nota conclusiva della scala, ma ci intoniamo bene su questo si bemolle, terzo foro aspirato con bending di mezzo tono, e poi seguiamo tutto il percorso. Se
sentite, l'intonazione della nostra scala si è spostata sul Si bemolle. Okay, bisogna fare un po' pratica, chiaramente. Condizione di base è che la nostra scala blues in seconda posizione, che è il nostro riferimento principale, suonando blues con la diatonica, deve cominciare a viaggiare, quindi non... cioè, provate magari anche a giochicchiare in undicesima posizione, ma se avete ancora qualche dubbio sulla scala blues in seconda, rimanete tranquillamente lì. Però cominciate a capire che ci sono delle possibilità nuove senza stravolgere completamente i riferimenti. L'unico riferimento che cambia in questo caso è che spostiamo la nostra intonazione dal 2 aspirato al 3 bending. Quindi se io metto sulla stessa backing track, adesso provo a improvvisarci sopra, backing track in Si bemolle, io ho una diatonica in Do, ok? Quindi suono in questa undicesima posizione, riciclando, tra virgolette, la nostra scala blues in seconda e ributtandola in undicesima. Proviamo. Della musica, quando si capisce un po' come funzionano alcuni elementi di teoria musicale, no? Se funzionano per gli altri strumenti, funzionano anche su questo. La musica quale per tutti, chiaramente cambiano le meccaniche, cambiano come si suona lo strumento, ma le note sono quelle e funziona. Chiaramente se dovete suonare Chicago Blues, molto probabilmente prima, seconda e terza, ma in un ambito un pochettino più aperto, anche solo per provare delle possibilità e dei movimenti sull'armonica non scontati, che poi vi ritroverete magari utili in seconda posizione o nelle altre posizioni. Tutto fa, bisogna studiare, bisogna provare, ok? Quindi questo è il riferimento. Come suonare un blues in Si bemolle con un'armonica in Do in undicesima posizione? Prendete la vostra scala blues in seconda posizione e ribaltatela come vi ho spiegato e vedrete che funziona benissimo. Bene, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Se così è stato, magari lasciate il vostro like, se sentitevi liberi di commentare qui sotto. Se non siete già iscritti al canale YouTube di EasyHarp, vi rinnovo l'invito a farlo, fatelo adesso e cliccate anche sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E vi ricordo che sito www.easyharp.it trovate EasyHarp 2.0, la tua scuola di armonica blues,
online, insomma, da ormai un paio di settimane e sono contento che vi siate già iscritti in tanti, continuate a farlo. Easy Harp 2.0 è una vera e propria scuola di armonica blues online con tanto di corsi divisi per livelli, da livello base a livello avanzato, corsi, esami, certificati, insomma, di superamento del livello, una bellissima community di studenti. Insomma, fatevi un giro. Avete a disposizione, insomma, nel dubbio, anche una iscrizione free per cominciare a vedere cosa c'è nell'area riservata del sito, fare conoscenza con gli altri studenti e spero che vi appassioniate sempre di più. Potete studiare dal vostro telefono, PC, tablet, in spiaggia, insomma, avete tutto quello che vi serve per fare un percorso guidato di crescita che vi potrà far scoprire sempre di più la magia di questo bellissimo strumento. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con Easy Harp. Take it easy Harp. Ciao, un saluto a tutti.